Apre l'Abbazia di Paradigna, una mostra dedicata a Ettore Sorza. È una mostra che è incentrata sull'archivio che lui ha donato nel 1979 all'Università di Parma. Per studiare questo archivio abbiamo creato una rete di studiosi, di ricercatori, e quindi abbiamo collaborato col Politecnico di Milano, con l'Archivio Storico Olivetti, con l'Archivio Storico Bitossi, perché questa è una strada che l'OCSAC ritiene sia ormai imprescindibile, quella della collaborazione nella ricerca, ma la collaborazione anche alla ricerca con le altre istituzioni, per far sì che quello che è l'esito del lavoro degli studiosi possa avere delle ricadute importanti su tutto il territorio e su tutte le generazioni, e crediamo che tutto ciò debba essere rivolto anche alle persone che non sono specialiste, perché l'archivio, per essere veramente una memoria, per essere un luogo di attivazione della memoria, non può che misurarsi, confrontarsi con la società civile all'interno del quale è posto e per il quale è stato costruito.